Ed è tornato in fuori programma, è tornato a trovarci il nostro amico mediatore familiare Antonio Vigone. Buongiorno a tutti. E buon Natale. Grazie altrettanto. Non poteva mancare in questa giornata in cui celebriamo la Santa Famiglia, così diversa dalle nostre famiglie, eppure così identica nelle dinamiche affettive. Noi parliamo spesso con Antonio, di famiglie, di crisi, di coppie. E del tema dell'educazione, insomma, che è un tema Certo. che riguarda ovviamente in primis la famiglia. Allora, ci ritroviamo ad affrontare un nuovo anno, però evidentemente i problemi ritornano, perché ogni famiglia ha i suoi problemi, ha le sue difficoltà, ha i suoi ostacoli da superare. Però parliamo un po' del bello. Iniziamo con Esatto. il bello della famiglia, no? Che progressi ci sono stati nel Allora, frattempo? progressi non ne vedo sinceramente, perché comunque si parla sempre di famiglia e più delle volte si parla in negativo, perché a volte non abbiamo neanche la sensazione realmente che cos'è la famiglia. Di solito, o meglio, in passato avevamo una certezza, una famiglia formata da due persone che si amano, che credono nel sacramento del matrimonio e che decidono di mettere su famiglia, come si suol dire, con la nascita dei figli. Ho la sensazione che negli ultimi tempi questa cosa sia un po' cambiata, dove i giovani non credono tanto nella famiglia, non credono tanto nel matrimonio, ma io penso che non è tanta colpa dei giovani, quanto colpa soprattutto di noi adulti. Dell'esempio che arriva. Sì, noi non siamo forse più incapaci e in grado di trasmettere il vero senso delle cose, il vero valore della famiglia, il bello della famiglia, lo stare insieme. Sono dei giorni particolari, no? Da poco abbiamo festeggiato il Natale, quindi la famiglia, l'importanza della famiglia, dello stare insieme, il focolare domestico. Noi questo oggi non riusciamo più a trasmetterlo ai nostri figli, perché siamo talmente concentrati su noi stessi. Anche se forse è l'unico periodo dell'anno in cui la famiglia ci si ritrova, no? Sì, l'unico periodo dell'anno dove la famiglia ci si ritrova, Anche chi non crede alla famiglia, forse. ma alle spalle, dietro tutta questa apparenza, cosa c'è all'interno delle coppie? E più delle volte i litigi partono soprattutto dalle feste comandate, in modo particolare il Natale, perché comunque si litiga se andare a casa di uno o a casa dell'altro, perché non si sono affrontate situazioni particolari. Allora, il bello della famiglia cos'è? Sì, è stare insieme, ma è soprattutto condividere un cammino. Io mi dedico e io mi dono completamente all'altro, questo è il bello della famiglia. In un primo momento l'altro è la donna o il marito che ho scelto, l'altro sono i figli. Quindi questo significa che io mi devo annullare per loro? No, significa semplicemente che io sono a disposizione loro, mi metto a loro completa disposizione. Ci sono solo i figli, ci sono soltanto i genitori, ci sono i figli e ci sono i genitori, dove ci sono le esigenze dei figli, dove ci sono le esigenze dei genitori. Allora, il bello della famiglia qual è? È quello di condividere i momenti importanti della vita insieme, Anche le difficoltà. soprattutto le difficoltà, e capire che il punto di riferimento di tutto è la famiglia, anche dal punto di vista spirituale, dal punto di vista della fede, è la famiglia. Non lo dico io, lo dice la Familiaris Consortio, cioè noi genitori, noi famiglie abbiamo il compito di educare i nostri figli a cosa? Alla fede. Leggevo da qualche parte che c'è o ci può essere una teologia del pannolino, un trattato mistico dei compiti dei figli, una spiritualità del mutuo da pagare. Tu sicuramente nel tuo ruolo di mediatore familiare di queste cose ne senti parlare, Certo. perché tante poi sono le famiglie che ricorrono ad un mediatore prima di andare forse da un avvocato per arrivare, insomma, alla soluzione più estrema. Come si affrontano queste problematiche? Allora, Che poi sono forse sempre le stesse che si ripetono, perché non c'è una regola, non c'è un decalogo. oggi chi si occupa di famiglia? Nessuno. Chi si occupa delle problematiche di famiglia? Nessuno. Chi si occupa della spiritualità della famiglia? Nessuno. Noi oggi non abbiamo una politica della famiglia che interviene in soccorso della famiglia. Sono abbandonate a se Sì. stesse. Allora, prima, in passato,
la nascita di un figlio non era soltanto una cosa privata, era una cosa che interessava in modo particolare alla società. Oggi questo non avviene più. Oggi la nascita di un figlio è qualcosa che interessa soltanto alla coppia. Motivo per cui noi non abbiamo una politica che è in soccorso alle famiglie. Quando nasce un figlio deve provvedere soltanto la famiglia, i coniugi. E oggi noi sappiamo benissimo le difficoltà che fanno le coppie per andare avanti, soprattutto le coppie giovani. Ma sin dal principio, per mettere su famiglia, si chiedono, ce la faremo? Abbiamo esatto. una stabilità economica? Esatto. A prescindere dal fatto che si creda o no al sacramento del matrimonio, esatto. proprio per affrontare questo Perfetto. Passo? Quindi noi non abbiamo una politica della famiglia. Questo avviene a prescindere dal numero dei figli. Quindi io già dal punto di vista politico-economico devo provvedere da solo. Però stranamente a volte questo avviene anche dal punto di vista spirituale. L'accompagnamento alle coppie, alle giovani coppie. Esiste una pastorale familiare? Esiste però. Una pastorale familiare. Tu sei anche certo, in campo. Esiste una pastorale familiare. Ma dobbiamo ancora lavorare tanto sull'accompagnamento delle giovani coppie. Allora, il punto di arrivo non è il matrimonio. Quindi abbiamo dato il sacramento a questi ragazzi. Finisce lì. No, noi li dobbiamo accompagnare soprattutto nei primi anni di matrimonio. Perché la coppia deve, in un certo senso, riorganizzarsi. Deve darsi nuovamente degli obiettivi, delle finalità. Secondo, la nascita di un figlio. Quindi, se io già devo riprogettare la mia vita, devo riprogettare la mia vita con una terza persona, quindi un bambino. E nell'eventualità che questo bambino non dovesse arrivare, chi accompagna questa coppia? Chi sostiene questa coppia? Quindi dal punto di vista spirituale, noi abbiamo bisogno di un accompagnamento continuo. Cioè il sacramento è soltanto una tappa, il matrimonio, celebrare il matrimonio è soltanto una tappa. C'è un dopo. Noi più delle volte ci concentriamo sul prima, la preparazione al prima, ma se vogliamo è una preparazione che ha semplicemente come finalità il sacramento del matrimonio, ma io come genitore devo educare alla bellezza del matrimonio, alla bellezza della famiglia da subito, in tenera età, cioè educare attraverso cosa? Attraverso il mio esempio. Qui stiamo parlando di famiglie cosiddette passatemi questo termine, normali, tra virgolette. Poi ci sono famiglie che, mettendo su, appunto, facendo crescere dei figli, si ritrovano ad affrontare anche diverse difficoltà. Se ne è parlato poco tempo fa di famiglie in crisi, proprio perché magari all'interno del nucleo familiare ci sono dei bambini disabili. Esatto. Quindi non c'è nemmeno lì l'accompagnamento, l'aiuto esatto. da parte della politica in questo caso, esatto. ma forse anche della pastorale, quella no, che si arroga a questo diritto no, di seguire le esatto. famiglie, ma vengono allora, abbandonate. Quando noi parliamo di famiglia, stranamente pensiamo soltanto alla famiglia del Mulino Bianco, che più volte ho ripetuto dicendo che non esiste. Noi abbiamo la famiglia con tutti i problemi, è giusto che sia così. Dove all'interno di questi problemi c'è una disabilità, c'è una difficoltà economica, c'è la difficoltà a volte da parte dei genitori di intervenire proprio sull'educazione, cioè come educare un figlio. Allora, genitori, si diventa sul campo, però nello stesso tempo a volte noi abbiamo bisogno che di genitori capaci di educare. Quando questo non avviene, noi cosa facciamo? Deleghiamo semplicemente, deleghiamo alla scuola, deleghiamo alla parrocchia. Ma la prima educazione deve avvenire in famiglia. Chi deve educare è la famiglia, non è la scuola, non è la parrocchia. Allora la famiglia deve educare, prima di tutto, questo ragazzo a vivere in comunità. Nel mondo. Nel mondo. E questo è compito prevalentemente della famiglia, mamma e papà, ma nello specifico del papà. Perché il papà ha un compito delicato, quello di staccare il figlio dalla mamma per inserirlo all'interno della società. Per fare questo servono delle regole. Le regole si devono dare. E io da genitore devo avere anche il coraggio di dire no.
E questo a volte non avviene. Soprattutto oggi questo avviene, no? Questa paura di dire no ai propri figli, a partire dalle semplici cose, dalla presenza del Esatto, telefonino a ma anche tavola. perché noi pensiamo di educare i nostri figli, giustamente come hai sottolineato, con degli oggetti, ma ancora Dei peggio, surrogati. semplicemente con l'affetto, con il sentimento. Io non educo con l'affetto e il sentimento. L'affetto e il sentimento a me serve per coccolare mio figlio. Ma la regola serve. Allora, se noi non diamo queste regole, diventa estremamente difficile educare. Motivo per cui, nel momento in cui noi non riusciamo ad educare, cosa facciamo? Deleghiamo alla scuola. Ma la scuola deve anche istruire. E la scuola non può sostituirsi alla famiglia. Oppure ci affidiamo alla parrocchia. Ma mi pongo una domanda e vi pongo una domanda. C'è rete tra famiglia, parrocchia e scuola? Questa rete è inesistente perché ognuno va avanti per la propria strada e più delle volte non si riesce neanche a interagire tra scuola, parrocchia e famiglia. E se lo dice lui, ci crediamo, perché comunque lui è in rete, visto il suo ruolo di mediatore familiare, visto l'altro suo ruolo di insegnante, quindi a scuola sei così in prima linea in questo Certo. senso, e anche nella pastorale ti occupi di seguire le famiglie. Quindi insomma hai un po' il quadro totale della situazione. Certo. E, diciamo che forse l'unico punto di riferimento che persiste, che resta, Sì. è Dio che viene ad abitare la banalità, lo stiamo raccontando in questi giorni in tutte le salse, insomma, festeggiamo il Natale, è venuto ad abitare questa banalità che la troviamo appunto nelle famiglie, nelle strade, nei posti più normali. Voglio sottolineare una cosa. Gesù è venuto ad abitare in una famiglia, è nato in una famiglia normale, in una famiglia umile, una famiglia povera. Straordinario nell'ordinarietà. Ci fermiamo per qualche istante, ma poi riprendiamo a parlare di famiglie. In questa giornata in cui celebriamo la Santa Famiglia, stiamo dedicando anche il nostro spazio alle famiglie e insieme a noi il mediatore familiare Antonio Vigone, oltre che insegnante di religione. Io proprio qui voglio soffermarmi perché si è sentito parlare di un eventuale concorso per quanto riguarda questa categoria di lavoratori. A oggi tanti sono i precari, sono circa 15 anni che non si fa un concorso per Certo. questa categoria, ma ne parliamo proprio perché si arriverebbe ad un paradosso. Questi lavoratori, questi capi famiglia, ecco, se vogliamo, da precari potrebbero diventare disoccupati ed è questa una delle motivazioni principali che poi mette in crisi le famiglie. Viene a mancare una sicurezza economica e la maggior parte delle volte è proprio oggetto di discussione tra marito e moglie. È oggetto di litigio, è oggetto di discussione, perché ci può essere l'amore, ci può essere tutto, ma se poi manca la fonte principale di sostentamento diventa difficile progettare, ma diventa difficile poter anche promettere qualsiasi cosa ai propri figli, quindi è oggetto di litigio, sì. Esatto, Anche garantire un futuro, insomma. garantire un futuro alla famiglia, ma garantire un futuro anche ai propri figli. Quindi è normale che gli insegnanti di religione sono preoccupati per questo concorso ordinario, se vogliamo, perché comunque non si tratta di non voler sostenere un concorso, ma si tratta semplicemente di chiarire le eventuali posizioni, ma essere, se vogliamo, anche considerati a pari degli altri colleghi, cioè non, nulla di particolare. Esatto, stiamo parlando degli insegnanti di religione in questo momento, ma sono anche altre categorie, insomma, ad essere un po' in bilico. Se pensiamo ai TG che ascoltiamo in questi giorni, diverse aziende potrebbero chiudere, quindi ascoltiamo attraverso i servizi che vanno in giro nel web, ma anche in televisione, insomma, tante tante famiglie che si ritroverebbero su una strada.
Noi, a proposito di insegnanti di religione, dovremmo avere in collegamento Skype il professor Nicola Incampo, che è responsabile regionale per l'IRC, insegnamento della religione cattolica, e la pastorale scolastica della Conferenza Episcopale di Basilicata. Gli diamo subito il benvenuto e vediamo un attimo la situazione a questo punto, com'è. Ben trovato, professore. Grazie, grazie a voi per l'invito. Grazie a lei sempre per la sua disponibilità. L'importanza di questa materia all'interno della didattica, professore. Beh, questa disciplina si mette un po', come dire, ad un livello, io direi, superiore rispetto alle altre, perché questa è una disciplina che viene scelta tutti gli anni dagli alunni e viene scelta per la qualità. E qua voglio dire con molto orgoglio che viene scelta da più dal 90, del 90% degli alunni e delle famiglie, quindi vuol dire che in questa disciplina sia gli alunni che le famiglie ci credono ed io aggiungo che ci crediamo anche noi insegnanti e viene fuori una bella disciplina dove l'alunno ha una possibilità molto seria, molto concreta di fare le domande più belle, se volete le domande più disperate all'insegnante di religione e forse vede in queste persone dei modelli che forse la società non riesce ad offrire. Infatti, continuano a sceglierla come materia nel loro percorso scolastico e le tante caratteristiche, le tante peculiarità, ovviamente positive, contribuiscono alla formazione delle nuove generazioni che poi saranno il nostro futuro, sono il nostro futuro. E in Benissimo. questo periodo però c'è diciamo, un motivo che fa un po' discutere. Il concorso bandito dopo 15 anni dall'ultimo, il concorso per gli insegnanti di religione, che ha messo un po', insomma, in crisi diverse famiglie, perché se si dovesse fare così come è stato annunciato, tante famiglie potrebbero rimanere senza sostentamento per i figli. La sua posizione, professore Incampo? Hai perfettamente ragione. Diciamo che adesso questa ipotesi, questo decreto legge approvato al Senato, alla Camera e al Senato per la discussione finale, noi abbiamo portato tante criticità, abbiamo dimostrato tante criticità, a questo decreto legge che se no, secondo il nostro modestissimo parere, non va nella direzione di stabilizzare gli insegnanti, perché si chiede un concorso ordinario, però vorrei dire, non è che gli insegnanti di religione hanno paura del concorso ordinario, tutt'altro. La pericolosità di questo decreto sta nel fatto che non riconosce l'idoneità come abilitazione. Mi spiego, l'abilitazione a questo insegnamento viene data non dallo Stato italiano, ma viene data dalla Chiesa Cattolica, viene data esattamente dall'ordinario diocesano competente per territorio. Ed è da quando esiste questo insegnamento, questa idoneità è stata sempre riconosciuta come abilitazione, anche nell'ultimo concorso, quello del 2004. La nostra preoccupazione è quella che, non vedendo riconosciuta questa idoneità come abilitazione, si fa un concorso ordinario mettendo sotto i piedi l'idoneità. Ripeto, non è la paura del concorso, perché di concorsi ne sappiamo fare, ne facciamo tantissimi, siamo all'altezza della situazione. Ma il problema è che noi vogliamo che l'idoneità venga riconosciuta dallo Stato come abilitazione. Quindi questo significa che noi vogliamo un concorso per abilitati. Hanno ragione i colleghi ad essere preoccupati, perché sinceramente il 30%, lo dico per gli addetti ai lavori, cioè quei posti riservati non alle persone di ruolo, ma agli insegnanti non di ruolo, esisterà sempre. Però voglio dire, se il 70% viene riempito da persone che non hanno mai insegnato o che sono al primo anno di insegnamento, beh, il rischio di vedere queste persone, cioè queste persone tra parentesi, chi insegna da 10, 15, 20 anni di stare a casa. Io lo vedo Nel molto frattempo concreto, molto semplice. c'è un paradosso, professore. Da precari, come si è ad oggi, si potrebbe diventare disoccupati.
Giusto, e in effetti il rischio è proprio questo. Noi stiamo facendo, noi l'associazione a cui appartengo, mi onoro di appartenere, Cultura Cattolica, siamo stati in Parlamento, Radio Maria, le altre radio presenti nel territorio, per spiegare proprio questa tipicità, cioè per spiegare proprio che volere un concorso per gli insegnanti di religione significa tener presente che questa categoria di insegnanti, l'unica, ha un'abilitazione diversa e vogliamo che questo desiderio di fare il concorso tenga presente questa tipicità. Tutto qui non è un privilegio, non ci può essere, non possiamo avere una pietra angolare dove si costruisce questo concorso non tenendo presente dell'abilitazione. Mi sembra una grossa ingiustizia e noi faremo tutto il possibile perché questa ingiustizia non diventi legge. Per essere dalla parte di questi insegnanti precari. Professore, l'ultima Soprattutto domanda. per le famiglie, sì. Certo, un'altra domanda, poi la lascio andare ai suoi tanti impegni. La posizione della Chiesa rispetto a questo decreto legge, si è preso posizione? No, da quello che ci risulta, la CIE ufficialmente non ha preso nessuna decisione, però voglio dire, il problema non è della CIE, perché qua il problema, lo stato giuridico degli insegnanti di religione e i concorsi sono un fatto prettamente statale, cioè è il governo, il Parlamento che deve, ufficialmente la CIE, da quello che mi risulta, non ha preso nessuna decisione. Perfetto, allora noi siamo in attesa di ulteriori novità, sperando sempre e ponendoci dalla parte delle famiglie, in questo caso le famiglie in crisi. Professore Incampo, la ringrazio tanto come sempre per la sua disponibilità e le auguriamo un buon Natale, comunque è ancora tempo di Natale. Grazie a voi, auguri a tutti quanti. Questa è la posizione del professore Incampo, noi ovviamente puntiamo l'attenzione su una parola che risuona spesso, questa precarietà, precarietà nel mondo del lavoro, precarietà nella società, precarietà anche all'interno della famiglia, Certo. perché non si ha una base sicura. Allora, essere precari significa non vivere serenamente la propria vita. E non poter progettare, come Significa dicevi tu. non poter progettare, ma soprattutto significa svegliarsi al mattino con una grande preoccupazione. Cosa farò domani? La certezza dell'oggi ce l'ho, ma io non ho la certezza del domani. Prima di tutto bisogna ridare dignità alla persona, bisogna dare dignità agli insegnanti, ma tutti gli operai. E io mi auguro che per gli insegnanti di religione, ci sia una. Come Una dire, svolta una svolta positiva. positiva, una svolta positiva, esatto. Anche perché prendendo in considerazione questa categoria, spesso insomma, vediamo che sono, ma non sono gli unici, evidentemente, sono portati a stare molto fuori casa perché comunque esiste il pendolarismo, no? Quindi Esatto. quel poco tempo che rimane in qualità dovrebbe migliorare nei confronti dei figli. Già così è difficile andare Ma avanti in una diventa sempre più famiglia, poi difficile, togliendo questa certezza, questa. diventa sempre più difficile perché sempre quel tempo di qualità che io più volte ho sottolineato non diventa tempo di qualità, ma diventa tempo di riflessione e preoccupazione. Vero. Perché ti vedi i tuoi figli che ti arrivano, vogliono giocare, vogliono scherzare e tu non hai la testa, il tempo per poterlo fare. Viene a mancare un po' la terra sotto i Esatto, piedi. esatto. Motivo per cui io credo fortemente in una soluzione che possa portare dei risultati positivi per tutti. Noi ce lo auspichiamo tutti. Ovviamente siamo dalla parte del più debole, del più fragile, e quando viene a mancare un lavoro in una famiglia, viene a mancare gran parte della serenità, come tu Certo, stesso sottolineavi. certo. Allora, in questa giornata dedicata alla Santa Famiglia, che sia di esempio a tante altre, punto di riferimento non manca è Dio, e il punto di riferimento per ogni singola famiglia è un papà o una mamma che porta il cosiddetto pane a casa. Tanti Certo, condivido. auguri, Antonio. Tanti auguri anche a voi.